questo. Yeah!
nascosto! Addosso! Informazioni? Che informazioni, O'Brien? Che cosa diavolo avrai ancora da dirmi? Di cui può fregarmi qualcosa? Si prova, eh? Cecchino maledetto! Sì. Posso aggiustarla. Andiamo. Okay. Altre munizioni. Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dovrebbe. Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali. E beh, Sara Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. No. No. Voi avete un mezzo e ora siamo amici. La base è andata. Cosa? Un anno fa, una milizia locale.
Grizia? Dov'è il loro campo? Non si sa. Come fate a non saperlo? Avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno evolvendo. La situazione è già critica, ma peggiorerà. E non poco. All'inferno, Brian. Non me ne frega niente. Boozer! Boozer, rispondi! Sì, Dick. Ehi, stammi a sentire. Un anno fa eravamo con Iron Mike. Pensavamo di andare a sud, ma il passo di Sankham era bloccato. Del tutto. Ma lui disse di conoscere un'altra via. Dick, Iron Mike non è proprio ben disposto nei nostri confronti. Ehi, ascoltami, ascoltami e basta! Ricordi cosa disse? Iron Mike? Sì! Si trattava di conoscere ogni mulattiera nel raggio di 100 chilometri. Diceva di aver scoperto un sentiero che girava al Monte Tilsen. Sì, Monte Tilsen o qualcosa così. Tilsen! Tilsen, sì, esatto. Il passo di Tilsen. Sì, beh, ma per quale cazzo di motivo? Aspetta! La Nero, merda! Hai parlato con... È viva! Sara è viva! Dick? Ok, stammi a sentire. O'Brien ha trovato... Boozer, ha trovato il suo tesserino. Sì, Boozer, io credo sia viva. Dick, non hai mai perso la speranza. L'hai sempre saputo. Non hai mai mollato. Che farai adesso? Non lo so, Boozer. Non lo so, ma... Diavolo, se esiste anche una sola speranza che sia viva... Devo trovarla. Senza dubbio. Merda, ora devo andare. Ricky e Eddie, serve una mano per montare una mensola o qualcosa del genere. Ascolta, ci vediamo quando torni al campo. Chiudo. Ok, ok. Ci si vede, Boozer. Ehi, Ricky, ho una questione da risolvere. Ma tornerai indietro? Se tornerò, che intendi? Boozer ce l'ha detto. Boozer vi ha detto che, ascolta, non c'è niente da dire. Non c'è modo di valicare il passo di Santia, me lo sai. Sì, sì, tornerò. Ascolta, ti ripeto, devo risolvere una questione. Chiudo. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Mi è giunta voce che alcuni di voi hanno deciso di collaborare con la Nero. La stessa Nero che di recente ha massacrato un gruppo di superstiti sotto i nostri occhi. La stessa Nero che ci ha abbandonati in questa merda per 2 anni. Qualcuno vi considera pazzi, ma io ho una definizione migliore per voi. Traditori. E io non accetto il tradimento a cuor leggero. Ma sono anche un uomo ragionevole. Quindi voglio darvi un ultimo avvertimento. Fermatevi subito. Fermatevi prima di essere scoperti. Perché giuro che vi troveremo. E a quel punto la pagherete cara. Vi impiccherò personalmente all'albero più alto della foresta. E prima che esaliate l'ultimo respiro,
Vi squarteremo come bestie e vi daremo in pasto ai furiosi che tanto amate. È una promessa. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Beh, Hope, devo dire che la penso esattamente come te. Nessuna pietà. Alla grande. Sì, carne. Ma che diavolo è successo qui? Chissà se hanno lasciato qualcosa di interessante. Potrebbero servirmi.
Ora è mia. Che abbiamo qui? Vediamo. Qualcuno. È ora andato. Posso aiutarti? Hai qualcosa da dire? Ehi, come stai? Ehi, come va la vita al campo? Ah, ok. D'accordo. Ci vediamo. Ripasserò. Non ho altro. Ehi. Che c'è? Cerchi qualcosa in particolare? Niente acquisti oggi? Ciao. Deacon, forse riuscirò a procurarti quel serbatoio. Manny, guarda che ce l'ho ancora con te. D'accordo. Ok, ci vediamo. Qualcuno ti ha portato della carne fresca. Non è incredibile. Coop mi ha detto che aiuti al campo. Grazie al cielo. Ma che se non lo dà a vedere, lo apprezza molto.
Posso farti il pieno, se vuoi. D'accordo. Torno al lavoro. Hai bisogno di qualcosa? Che ti serve? Non è ridotta troppo male. Un altro iniettore. Ottimo. Sembra più devo. Altri rottami. Del carburante. Perfetto. Piena. Sì. Centro.
posso venderla. Il registro della prossima settimana. Sì, perché? La nostra squadra è addetta alle operazioni di raccolta a Dead Coyote. Oh, merda, davvero? Come mi è sfuggito? Non è sull'itinerario. Non lo so, meglio verificare con il comando, come da manuale. No, cazzo, non è nell'itinerario. Già, idem per me. Comunque, voi vi spostate di continuo. Io ho bisogno di sostare in luoghi specifici. Ho test in cui il tempismo è cruciale. Ho trappole da controllare. Vada a dirlo al comando. Non stabilisco io i calendari, né tantomeno i tuoi. Ok, io sì, invece. Grazie dell'avviso. Ok, no problem. Beh, per voi il registro dei turni non è più un problema, dico bene?